Ciao Bari, buon mercoledì 29 aprile a tutti, ben ritrovati su radiobari.cult. Io sono Barbara Cirillo in vostra compagnia ogni giorno per tenervi aggiornati sui tanti appuntamenti della settimana, ma in compagnia questa mattina, ne sono molto onorata, di Renato Ciardo. Buongiorno, buongiorno Renato. Buongiorno a tutti, buongiorno a te, buongiorno agli altri, anche se non se lo meritano. Bravo Renato. Che sta in stiamo iniziando bene. Paolino vuole essere chiamato. Paolone. No, Paolino, non si è mai chiamato Paolone. Paolone, che non è da confondere con Maolone, che sono due cose diverse. Senti Renato, allora, sarai questa settimana più o meno, anzi nel giro di meno di una settimana, di 5 giorni, sarà impossibile davvero non vederti a Bari. Oltre, ci stiamo conoscendo anche un altro lato di te, che è quello più social, quello anche più virale, che quello dei video che ti sei inventato, insomma, e sono dei video divertentissimi, veramente, lo dicevo poco fa, veramente virali, devo dire. Diciamo che sono nati per puro caso, perché mentre stavo stendendo a casa, perché io amo stendere, vabbè, ognuno c'ha i problemi suoi, io c'ho quel problema, mentre stavo stendendo ho sentito, ho captato dalla gente che lavora lì, perché devi sapere che io abito a Japige, che è un quartiere di Bari. Dico Japige per darmi un tono, per renderla un po' più francese, insomma. Certo. E quindi abitando là c'è il mercato. Praticamente questi montano la mattina alle 4:30, fottendosene di tutti quelli che magari stanno dormendo, quindi... Cioè, ti lascio immaginare là, tra birra immagino di prima mattina certo, sì, perché la birra alle 4:30 del mattino ti sveglia, certo. Il caffè è alle 7, certo. per digerire e quindi capto tutto quello che avviene nelle vicinanze del mercato, capto tutto quanto, prendo e porto in musica. E quindi diciamo che è diventata virale, come hai detto prima tu. Io l'ho fatto 3 mesi fa, ho iniziato 3 mesi fa, per puro caso. Non pensavo di avere... Me l'ha fatto vedere ora. Cioè, ho 17.000 fans sulla mia pagina Facebook, ma nati per puro caso. E vabbè, questo significa gente che ti ferma per strada. Sono stata testimone io l'altro giorno, sì, ragazzini, insomma, che ti fermano. Non ne parliamo. E la cosa bella è che prende moltissimi giovani. Cioè, parlo di ragazzi, ma non ragazzini, anche bambini di 3 anni. E cioè, per dirti, c'è una cosa che ho captato mentre stavo stendendo, come ho detto prima. Uno che stava parlando con un altro a distanza di 300 metri, quindi lui pretendeva che lui sentisse. È giusto. Quando poi, e insomma, questo qua fa: oh, taffa, tappo, ciaddi. Io ho captato questa cosa qui e l'ho portata in un pezzo che fa così: oh, tappa, tappo, ciaddi. Oh, tappa, tappo, ciaddi. Cioè, per dire che la nostra... Grazie, maestro. Questi applausi finti che fanno... vabbè, non si può dire. No, gli piacciono tanto. Sempre. E quindi, vabbè, oltre a questa cosa qua... Ah, io tra l'altro sto per andare in studio per incidere il pezzo. Ah, che bella notizia. Che si intitola ciaddi. No, è vero. Quando uscirà? E appena trovo un avvocato buono. A posto. Senti Renato, sarai questo weekend, anzi domani sera sarai al Seconda Classe, ma ci sarà anche questo repertorio? Perché c'è un tuo spettacolo che si chiama Solo Solo. Che stai portando un po' in giro per i vari locali di Bari. E diciamo che gran parte dei pezzi che ho fatto per Facebook, insomma, quindi per il mio pubblico, posso darmi un tono dicendo questa cosa ora qua. Lo puoi fare, dai, li ho presi e li ho inseriti nel mio show, insomma. Poi chiaramente ci sono altre cose, come nasco io artisticamente, ci sono le imitazioni dei miei miti, c'è Tony Dallara, c'è Nico Fidenco, c'è Bruno Lauzi, insomma. Vi consiglio di venire domani sera al Seconda Classe a Bari, la via Madonna, me la ricordo. Però spieghiamo più o meno dov'è, perché tanto è sull'estramurale, praticamente prima di scendere per Piazza Sant'Antonio, giusto, sulla destra lì c'è il Seconda Classe. Quindi a che vi ora? Consiglio, non l'abbiamo detto? Alle 21:30. Alle 21:30. C'è una cena e poi c'è il mio spettacolo, insomma. E non solo, non finisce qui, perché no. Renato, l'abbiamo detto anche in questi giorni, sarà il protagonista, uno dei protagonisti delle serate del tour di Radio Bari. La sua serata è quella del 5. Il 5 al Teatro Forma. La fase
ringrazio perché mi ha chiamato Pasquale 33. E... che hai chiamato? Poi ho visto una chiamata. Ho chiamato dopo perché mi ha chiesto di fare un video, un mini video per un mini clip, insomma, per la pubblicità dell'evento. E niente, e quindi sono fiero e orgoglioso di partecipare. Farò un quarto d'ora, 20 minuti, perché mi pagano per quel tempo, insomma. Solo capito? Per quello. Perché sennò... Però potevate farlo fare uno... di più, Renato, dai. Sto scherzando, vengo gratis. Allora, sarai nella serata del 5 maggio, ricordiamo, è una serata gratuita, come anche le altre serate, sto parlando di quella del 2 e di quella del 3 maggio, il 2 in Piazza Quercia a Trani, il 3 invece in Piazza Diaz qui a Bari, ci saranno panzerotti e birra per tutti. Renato, sì. Ti fai un giro il 3, vero? E mo vediamo, se avanza qualche cosa. Vabbè, io ti metto da parte qualcosa. Perché immagino così. Già il delirio, no, che il delirio ci sarà. A me un panzerò, a me la birra. Perché e poi, tra l'altro, così. Distribuiremo delle buste per la raccolta differenziata, perché lo scopo di questo tour è proprio diffondere ed educare, diciamo, i baresi alla raccolta differenziata. Quindi distribuiremo anche queste tre buste per aiutare. Perfetto. Insomma, con colori diversi, il blu, il giallo e il verde, per aiutare, insomma, i nostri telespettatori o tutto il pubblico. Renato, allora vogliamo fare qualcos'altro, dai, visto che sei qua, io ne approfitto. Senti, io vabbè, oltre queste cose nostre baresi, insomma, cioè, quindi quello che più o meno colgo, faccio un pezzo cantato da Baglioni e sempre Tony Dallara. Un pezzo di praticamente il brano è Cicale dietro Parisi. Quindi, che ne so, immagino questo pezzo qua cantato da Aspetta loro. Aspetta che chiudo gli occhi. Che fa così. Cicale, 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 è la formica che invece non cicale mica, automobili, telefoni, TV, nella scatola del mondo, io e tu, per cui la quale cicale, 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 perché ne belle, tu mi dall'ara, cicale, 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 di chi fa il pianto, cicale, ma mica poi tanto. Baglioni. Sole rosso fa l'arancia di lassù, luna gialla fa il limone di qua giù. Per cui... Che poi, se ci fai caso, sole rosso fa l'arancia di lassù, sì. Luna gialla fa limone di qua giù. Sì. Per cui la quale cicale, cicale, cicale. C'è cazzo ha scritto. Per Parisi. No, non credo l'abbia scritto lei. E chi l'ha scritto? L'avrà scritto qualche un che si era drogato il giorno della... Cioè, quando ha scritto questa canzone. Vabbè, c'è da dire che ognuno è libero di prendersi una licenza poetica. No, però Paolo, poetica. Dai, parti con l'applauso. Cioè, questa volta no, non lo dovevi No, sta distratto, fare. Come sempre. Oh, mamma mia. Questa pensa all'altro. Ma lo sai anche tu. figurati. Tu, vedo che la voce si è sparsa. Sì, assai. Me ne sono accorto, no, vabbè, da un po' di tempo. Non si può dire da dove, insomma. Allora, Renato, questo è solo un assaggio di quello che sì. Presenterai poi domani sera. E poi ci sarai, lo ricordiamo, al Teatro Forma. Stai già pensando a che cosa proporrai? Sì. Ancora, non diciamo tutto perché è un quarto d'ora. No, infatti, un quarto d'ora e 20 minuti. Vabbè, devo mettere d'accordo con Pasquale 33, perché poi oltre a me ci sarà Serena Brancale, sì. Ci sarà Savino Zabba e... Chi altro starà? Voi due state oltre. I panzerotti non ci saranno quella sera, perché è brutto chiedere, vedere... È brutto vedere il panzerotto nel teatro. Però sai, perché la uno si... Se le poltrone Frau, pochi di costre. E poi la deve sentire Mazzitelli. Eh no, non si può fare. Non si può fare. No.
quando non lo deve mettere, eh certo, lo mette. No, ma si è svegliato Paolo. Allora Renato, vogliamo chiudere con un pezzo, veramente abbiamo pochi secondi, un altro ritornello dei tuoi video, un altro pezzo, vediamo, veloce. Sì, nel frattempo tu parli, tu di io dico qualcosa, così sì. Magari vogliamo fare l'ultimo ritornello, magari dell'ultimo che hai fatto, l'ultimo video che hai realizzato, che è ieri, oppure no? Quello di ieri, sì, praticamente ieri ho pubblicato un video che potete vedere sulla mia pagina Facebook, Renato Ciarto, dove praticamente parla della nascita di un bambino e quindi il commento da parte della nonna paterna. È giusto. E come fa? Che fa così. Imado c'è be, imado c'è be, tutto a te. Tutto va a te, perché chiaramente è la mamma del... del padre. Certo. Tutto va a te, tutto va a te. E di che c'è? E g, e g, e di che c'è? Che va? Che va? Che poi sono cose che noi facciamo, cioè che ognuno di noi fa. E di... stati. Cioè, noi praticamente appena nasce un bambino, cioè appena vediamo un bambino piccolino, cioè sì, appena nato, diciamo, e di, cioè, cosa va a dire specinino? Che vuoi? Che vuoi? E di. E noi siamo fatti così. Un povero bambino, certo. Che cosa deve dire? Allora, Renato, noi dobbiamo chiudere, io restituisco la linea alla regia di Telebari ringraziando Federico Semplice anche per la pazienza. Io ti ringrazio, Renato, davvero è stato un piacere, spero grazie di averti qui presto. Grazie al di là, a te. Del tour, ricordiamo gli appuntamenti domani sera alle 21.30 al Seconda Classe con Renato Ciardo solo invece sì. Poi il 5 maggio alle ore 21 al Teatro Forma, tra pochissimo vi dirò come prenotarvi per il Teatro Forma, perché lo ricordiamo la serata è gratuita, so che si prenota tramite Facebook sulla pagina di Telebari e di Radio Bari, però so anche che è pieno. Quindi perché stiamo dando questa notizia? Vediamo un po', perché qualche biglietto c'è ancora. Ah, ho capito. Vabbè, comunque andate sulla pagina Facebook di Radio Bari e di Telebari e prenotate. Votate. Grazie ancora Renato Ciardo. Grazie a voi. A tra poco su Radio Bari. Ciao ragazzi. Pronto? Chi è? Ciao caro, dimmi. Sì. E ci vediamo il 5 maggio al Teatro Forno a Bari. Colore, la manifestazione, sì. Ci vuole un po' di colore a Bari di sti team. Sì. Il 3 maggio state in Piazza Diaz, dove offrirete i panzerotti, la birra, lo so, so tutto. Però non è che anche il 5 portate i panzerotti e la birra, che là è sempre un teatro, sai? Poltrone Frau, una cosa... Vabbè, al massimo offrite un prosecco con un succo di flute. Ma boh, ci vediamo il 5 maggio. Senti, e per prenotare come si fa? Ah, ingresso libero. Però bisogna prenotare tramite Facebook la pagina di Radio Bari e Telebari. Vabbè, ok, ci vediamo il 5. Vabbè, ciao Pasquale. Dimmi 33. È forte.